Alessandro, aiutami. Ecco, siamo online. Ovunque. Go live, go live, go live, go live, go live. Cavolo, ragazzi, cosa sto facendo? Ecco, sembra di sì. Qualcuno può controllare se siamo live ovunque? Sì, sembrerebbe di sì. Boh, c'è un rimuovo. Okay. Ecco, siamo allora. Buonasera a tutti, siamo live in questo momento qui per parlare di commercio e per parlare soprattutto di quello che è il problema del commercio dopo il problema del coronavirus. Cioè il commercio nel Municipio 1, soprattutto dopo Expo 2015, e nel momento in cui la vera capitale del paese sembra non avere gli anticorpi necessari, è diventata quello che è la vera vetrina del paese verso il mondo, cioè la vera capitale del paese. Molti arrivano a Milano anche solo per parlare, per vedere, per accedere ai negozi di pregio del centro di Milano, che offrono 10.000 posti di lavoro all'anno a tutti a 10.000 solo in Municipio 1, a 10.000 famiglie. Ora, il problema è, dopo questo lockdown, come affrontare questa situazione. Un primo approccio è stato quello del dare i plateatici, di pretendere il plateatico per gli esercizi commerciali, soprattutto per quelli che potevano avere dei problemi. Sto parlando di ristorazione, quindi una persona ogni 4 metri. Abbiamo pensato di dare i plateati, abbiamo preteso i plateatici, e abbiamo preteso anche il non pagamento dell'occupazione del suolo pubblico, salvo che poi il comune ha proposto di mettere dei gazebi carissimi ai commercianti. E quindi è improponibile, perché se non possono spalmare questa spesa in almeno 2 o 3 anni, un finanziamento per una cosa di 6 mesi non lo fa. Seconda cosa, gli chiedono tasse per quanto riguarda, cioè contributi per quanto riguarda l'aggiornamento della segnaletica stradale e altre cose. Quindi di fatto hanno trovato la maniera per gabbare quello che avevamo chiesto noi in delibera. Ma noi siamo partiti soprattutto pretendendo una zona economica speciale per la Lombardia e una flat tax per il paese, per curare l'economia italiana. Ora, questo è il punto. Successivamente, c'è stato, a queste iniziative, c'è stato un intervento legislativo del de un altro decreto legge fatto sempre alle 9, prolungato alle 9 di sera, con le persone che chiamano alle 9 e mezza. Cosa è successo? Io non lo so. Risposto io da avvocato, ti rispondono, dice: non lo so cosa è successo. Leggeremo queste 90-200 pagine domani con calma e le risponderemo. E le risponderò. Ecco, Alfredo, che invece è un valente commercialista, è qui proprio per spiegarci quali sono queste iniziative prese dal governo a sostegno del commercio, perché realmente non possiamo permetterci che neanche un esercizio commerciale, che chi è, soprattutto io parlo del Municipio 1, soprattutto, è un'eccellenza, perché con un'IRAP che è aumentata al 2010 del 250%, l'IMU che addirittura è triplicata, più queste tasse di occupazione sul pubblico, anche quelle adesso non si deve pagare, però hanno trovato una maniera per aggirarlo. Il problema era, a questo punto qui, è capire cosa si fa per sostenere questo commercio, che è un commercio anche soprattutto di eccellenza, di botteghe storiche e di situazioni che difficilmente potranno essere riaperte una volta chiuse, perché sappiamo benissimo che per essere eccellenza ci vuole tempo, investimento e soprattutto tanta passione. Quello che oggi esprimono i commercianti in Municipio 1. E poi l'altra cosa che abbiamo qui, un'altra eccellenza in questo momento qui, che è il Gabriel Megnagi, soprattutto, che è il presidente di Ascobaires. Ascobaires, per chi non lo sa, è l'associazione dei commercianti di Buenos Aires, quindi la più grossa associazione di commercianti di Milano.
rappresenta un po' quello che è il punto di incontro della città di arrivo a Milano, perché comunque venendo da nord il primo approccio è quello con Corso Buenos Aires, ma soprattutto col lunghissimo Corso Buenos Aires, ma soprattutto è una zona che con Corso di Porta Venezia è stata interessata da questa idea un po' strana di interpretare quello che era un mio slogan di luglio scorso, cioè la green economy, l'economia circolare, la smart city. Forse non hanno, io penso sia daltonico, ma vedendo quelle foto all'alto ho visto la morte della green city, completamente. Però questo è un altro tema e lo affronteremo in un altro dibattito. Il problema però, la preoccupazione c'è e quindi la prima intervento e chiedo è quello del Fiore di Napoli. Alessandro Borganti invece è presidente di un'associazione delegata a Milano Vapore, che siamo più anzianotti, di giovani, che si chiama Libertà in Testa, che voleva appunto, se puoi fare una chiosa tu e poi fai parlare Alfredo. Grazie. Sì, Mi ecco, mi inserisco presento. in questo Aspetta, Alfredo, intervento. Alfredo, Sì, parla un attimo sì. Alessandro. Secondo. Sì. No, mi voglio solo presentare brevemente. Come hai detto bene, io sono presidente di Libertà in Testa, che è un'associazione culturale di stampo liberale conservatore che si occupa anche di coordinare i giovani di Milano Vapore. E vi ringrazio per essere qui questo pomeriggio. Prego Alfredo, allora puoi cominciare il tuo intervento. Alfredo, puoi cominciare, piacere? Togli il tasto mute. Sei in versione mute. Beh, diciamo che queste dirette sono comunque emozionanti, quindi sono belle proprio per questo, no? E di conseguenza chi riesce ad attivarsi subito, chi subito dopo, però insomma è proprio questo il bello di questi streaming, di queste dirette. Alfredo, ci senti? Alfredo? Vabbè, cominciava a parlare. No, niente è andato, lo tolgo dal coso a questo punto. Niente, sapete, se parlare tu di prendere il commercio, faresti un favore, comincia a parlare tu. Ecco. Volevo sapere se allora Non abbiamo so sentito. perché. Sta entrando Maria Stella Gelmini. Io non so cosa dire. Ecco, è entrata. Ecco. Buonasera, onorevole, ecco. Allora, Buonasera, abbiamo qui, abbiamo. finalmente. Scusate. Abbiamo, ecco, sì, ecco, un po' di problemi, siamo live completamente anche su LinkedIn. Ok. Io avevo fatto una chiosa rappresentando, allora, Sabrina Frigoli, che è presidente di Porta Romana Bella, Gabriel Megnagi, che è il presidente della più grossa associazione, che non riesce a funzionare la webcamera neanche lui, che è il Ciao presidente della più grossa. Gabriele. Ciao. Ciao. Che è il presidente Ciao. della più grossa associazione di commercianti di Milano, perché quella di ingresso dal nord della città in una via molto lunga, che è Buenos Aires, che è fatta di grandi eccellenze. E quindi, proprio per questo, avevo pensato di accomunarlo a quello che era il commercio nel Municipio 1. Commercio nel Municipio 1, che per chi sta nel Municipio 1 deve essere forse un'eccellenza, perché compete con i centri commerciali. Con l'offerta dei centri commerciali, come è adesso, con un'IMU che è triplicata dal 2010 in poi e con un'IRAP che è del 250% in più, Alfredo hai il tasto in mute. Il problema è proprio quello dell'eccellenza. Quindi, in questo senso, ecco, io non so come fare con questo Alfredo.
Non so, sei mute. Allora, sei come comincia a parlare tu, per piacere. Incomincia a parlare tu, Sabrina, dei problemi del commercio che avete trovato. Ecco. Beh, allora, innanzitutto sappiamo che il commercio ha vissuto in questi 3 mesi delle ondate sussultorie. Abbiamo atteso con pazienza che qualcuno ci dicesse prima dell'11 marzo come questo Covid avrebbe influenzato la vita di tutti noi. Abbiamo atteso con pazienza che attraverso un annuncio da parte del governo ci venisse detto che praticamente dovevamo chiudere i nostri negozi, le nostre attività commerciali. Poi abbiamo atteso con pazienza che qualcuno ci dicesse: guardate che dopo, una volta riaperti, probabilmente ci saranno delle linee guida, forse, probabilmente, ma non sappiamo esattamente come e quando. E all'ultimo momento con pazienza abbiamo tirato su la saracinesca, e quando l'abbiamo tirata su praticamente con pazienza, dopo 10 giorni da quando l'abbiamo riaperta, perché ci siamo riaperti tutti il 18 maggio, e le nostre vendite praticamente sono crollate. Quindi che cosa è successo? È successo che avevamo delle aspettative da parte del governo, perché comunque il Covid ha influenzato sicuramente tutte le categorie, tutti i settori, ha influenzato in una maniera incredibile, devastando comunque tutta la nostra economia, ma noi eravamo fiduciosi che attraverso il servizio sanitario ci venisse probabilmente fatto chiarezza su quello che poi devono essere le misure di sicurezza che tutti, o cittadino, o lavoratore, o dipendenti, o qualsiasi comunque genere di persone, no, potesse eventualmente garantire un minimo di sicurezza proprio per tutti noi. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato appunto di riaprire il 18 di maggio, seguendo le linee guida che ci sono arrivate 24 ore prima dalla regione Lombardia, perché ogni regione tra l'altro doveva emandare, doveva fare le varie norme, perché ogni regione sappiamo che non hanno avuto comunque tutti lo stesso tipo di non hanno avuto poi lo stesso tipo di problematiche. Quindi la regione Lombardia aveva detto, a distanza di poche ore prima dall'apertura delle attività commerciali, come poter riaprire. Tutto questo, che cosa ci hanno chiesto? Ci hanno chiesto: guardate carissimi commercianti, voi dovete prendere dal vostro portafoglio un minimo di budget e spenderlo per poter riaprire in sicurezza. Quindi ci hanno chiesto di investire negli strumenti importanti che potevano garantire ai nostri clienti di entrare all'interno delle nostre attività, cercando proprio di non essere... Forse mi stai parlando ma non ti sento, Giampaolo. Scusa, Alfredo, hai tolto il tasto mute? Ci riesci a parlarti? Sì, io allora, sento. Puoi parlare delle tasse con questo di provvedimenti del governo? Perché prima parlavi e non ti sentiva. Adesso mi sentite? Sì. Ah, esatto. Ok. Adesso ti sentiamo, infatti. Scusate l'inconveniente. Allora, diciamo che intanto ci sono delle comunicazioni positive per quanto riguarda i commercianti della zona, dei commercianti di Milano soprattutto, e che riguardano intanto la possibilità di usufruire di un contributo a fondo perduto. Ecco, questa è una misura di sostegno rivolta a tutte le imprese che non hanno avuto ricavi superiori a 5 milioni di euro ed è sostanzialmente il 20% della differenza dei ricavi che si sono avuti nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Ossia, se il commerciante nel mese di aprile 2019 ha avuto ricavi per 10.000 euro, mentre
ad aprile del 2020 ha avuto ricavi per 5.000 euro, se è sotto la soglia dei ricavi sotto i 400.000 euro, può beneficiare di un contributo che è il 20% della differenza dei ricavi, ossia su 5.000 euro. Questa è quindi una misura che vede l'Agenzia delle Entrate effettuare direttamente sul conto del negoziante un versamento corrispondente al 20% della differenza dei ricavi, oppure se sotto la soglia dei ricavi annuali dei 400.000 euro, oppure se i ricavi sono tra i 400.000 euro e 1 milione di euro del 15%, oppure del 10% se è superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. L'unica cosa che quindi è un contributo che non sarà soggetto a tassazione, sia quindi non imponibile ai fini IRPEF, ai fini IRES e imponibile ai fini dell'IRAP, e sarà necessario quindi una domanda che noi in qualità di dottori commercialisti presenteremo all'Agenzia delle Entrate, per cui accoglieremo tutte le domande dei negozianti che si trovano in questa situazione, che hanno avuto questa differenza dei ricavi rispetto all'anno precedente. Oltre, diciamo, a questa misura, quindi è il decreto legge rilancio, prevede anche la possibilità di beneficiare di un credito d'imposta per i canoni di locazione, e anche questo è rivolto ad aziende ad aziende con fatturati non superiori a 5 milioni di euro, per cui i negozianti possono beneficiare di un credito d'imposta del 60% sull'affitto che pagano ogni mese, quindi per i mesi di marzo, aprile e maggio. E hanno messo anche qui delle condizioni. Questo credito d'imposta viene concesso purché spetta alla condizione che i negozianti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto a quello del periodo d'imposta del precedente. Cioè bisogna sempre fare un confronto con l'anno precedente, per cui se io voglio utilizzare questo credito d'imposta, dovrò andare a verificare il mese di aprile del 2019 e confrontarlo sempre col il 2020. Allora, questo credito d'imposta potrà essere poi messo in compensazione automatica o in F24, oppure potrebbe anche essere ceduto direttamente anche al locatore. Ecco, poi su questo bisognerà poi fare degli approfondimenti successivamente al decreto attuativo. Poi ci sono sempre delle agevolazioni per i negozianti che riguardano l'adeguamento degli ambienti di lavoro e quindi tutte le misure che sono state prese per fronteggiare il coronavirus. E anche qui il legislatore ha previsto un credito d'imposta del 60% per l'adeguamento degli ambienti di lavoro fino a un massimo di 80.000 euro, questo sostenute nell'anno 2020, per cui tutto quello che sarà necessario per riadeguare i locali, quindi in questo caso vedo i ristoratori che dovranno rivedere tutte le loro postazioni, possono beneficiare del 60% di questo credito d'imposta. E oltre a questo c'è anche la misura, quella della sanificazione degli ambienti di lavoro e in questo caso l'acquisto di dispositivi di produzione. Anche qui per le spese sostenute per questi interventi di sanificazione e degli ambienti di lavoro spetterà un credito d'imposta del 60%, ma in questo caso l'ammontare delle spese non deve superare 60.000 euro.
Poi ce ne sono diverse, nel senso che c'è anche, sono state previste delle spese di ristrutturazione, quindi ristrutturazione facciata, ristrutturazione dal punto di vista sisma bonus o eco bonus, anche lì sono previste dei crediti d'imposta nell'ambito, in questo caso, del 110% delle spese sostenute. Poi sempre diciamo, hanno sospeso il pagamento dell'IRAP e del primo acconto dell'IRAP, che sono stati rinviate e sono state sospese perché non sappiamo ancora se saranno del tutto eliminate o il legislatore interverrà per un pagamento entro dicembre 2020. Anche diciamo tutti i versamenti che non sono stati fermati un secondo, abbiamo un allora tu Alessandro, io vedo un problema qua di coso, allora rimuovo questo qui un attimo, aspetta, eccolo, adesso devo rimettere online questa e questa pagina, adesso ok, search engine, vediamo se va, ecco. Che era quella, ecco, adesso dovrebbe essere tutto a posto. Questo è a posto. Adesso rimuovo questa qua. Un attimo, rimuova. Ecco, la rimetto. Secondo che... Remove, changes, ecco. Alfredo, continua. No, ecco, poi diciamo gli altri interventi sono stati quelli relativi alla tassa di occupazione del suolo pubblico, alla TAOSAP e alla COSAP, che praticamente anche questi sono sospesi e saranno rinviati al 31 ottobre. Per cui diciamo che per quanto riguarda i pagamenti di ritenute, contributi e tasse comunali, non ci saranno sanzioni, in quanto le imposte verranno versate al 16 settembre in unica soluzione per quelle che non sono state versate e oppure rateizzate in quattro fasi. Sì, allora io semplicemente vi volevo dire questa cosa qui adesso obiettivamente. Chiedevo all'onorevole Gelmini, perché noi abbiamo fatto una grande battaglia in municipio 1 per ottenere i plateatici e soprattutto il non pagamento di quello che era l'occupazione del suolo pubblico, la cosiddetta COSAP. Il problema qual è stato? Che il comune ha poi inventato il fatto che dovessero prendere dei gazebi per fare l'allestimento esterno carissimi e soprattutto ha inventato che dovevano pagare quello che era le spese per l'adeguamento della segnaletica stradale, quindi fatto ha reintrodotto la cosa perché avevamo fatto l'occupazione del suolo pubblico. Allora non c'è effettivamente nessuna forma di sostegno in un momento di grande responsabilità dal punto di vista mio, che ho fatto pure un esposto contro il governo per la gestione dell'emergenza coronavirus, non c'è nessuna misura di sostegno reale a quello che è un campo di eccellenza e di attrazione per una città che nel momento in cui la vera capitale d'Italia non sembra avere gli anticorpi necessari è la vera capitale del paese e quindi è la vera vetrina dell'Italia nel mondo. Allora io non so, ma chiudere Milano, anche il buon Vecchioni, che io stimo come cantante, ma che sicuramente non ha le mie idee politiche, dice l'altro giorno, ma se chiude Milano, guardate che chiude il paese. E noi non possiamo permetterci di perdere neanche una di queste botteghe storiche che per anni hanno combattuto cercando l'eccellenza che è fatta in tanti piccoli gesti e soprattutto del fatto di competere con centri commerciali avendo un IRAP che è aumentato, l'IRAP è aumentato del 250% dal 2010 e le tasse come l'IMU triplicate eccetera eccetera. Onorevole, se lei riesce a fare un affondo su questo è molto importante. Sì, sì. Ma allora, diciamo, io cerco di dividere la riflessione sotto due punti di vista e due profili.
Da un lato c'è il profilo comunale, perché certamente lo diceva adesso Giampaolo, che ringrazio tanto per avermi coinvolto in questa call e per darmi la possibilità di affrontare il tema del commercio, il tema di Milano che mi sta sempre a cuore, e mi fa piacere rivedere Gabriel, insomma Sabrina, tanti amici che ho. Vedi, ha problemi con la videocamera. Io? No, Gabriel ha problemi. Sì, sì. Gabriel, sì, sì, ho visto, però so che ci ascolta. Io però vi sento e vi vedo con piacere. Bene, bene. Noi non abbiamo il piacere di vederti, ma sappiamo che sei con noi e questo ci conforta. Sì, sì, no, sì, sì. Dicevo che noi con Fabrizio De Pasquale abbiamo provato ad affrontare il tema della ripartenza di Milano in Consiglio Comunale e abbiamo posto da subito, sia nelle zone, lo ha fatto Giampaolo, ma anche a livello proprio di Consiglio Comunale, cioè il tema della sospensione della tassa, della TOSAP, della tassa di occupazione del suolo pubblico, dove poi qualche risultato lo abbiamo portato a casa. Abbiamo posto il problema delle bollette, perché ci segnalavano molti commercianti che, pur avendo il negozio chiuso, arrivavano comunque bollette pesanti, e quindi la necessità di la tassa sulle insegne, cioè un sostegno doveva venire dal livello comunale subito. Rispetto a questa cosa, noi da Sala ci siamo sentiti dire che i comuni non avevano le risorse per poter sospendere queste tasse se non dando qualche debole segnale. Oggi però c'è un elemento di novità, perché i comuni hanno ottenuto ieri in un vertice molto agitato con Conte 3 miliardi di euro in più, e li hanno portati a casa in uno scontro che è finito anche sui giornali, che potete leggere oggi in rassegna sul Corriere o sulla Stampa di Torino, perché se ne parla. Quindi io sarei per tornare alla carica, se voi siete d'accordo, con una proposta di sospensione della pressione fiscale e con incentivi ai commercianti. Poi c'è un altro aspetto però, che è il livello nazionale. Su questo noi stiamo in Parlamento presentando gli emendamenti, e dobbiamo farlo entro il 4 di giugno, quindi entro giovedì, gli emendamenti al decreto rilancio, nel quale sono contenute alcune misure, ma anche qua secondo me si tratta di misure che dobbiamo rafforzare, perché questa cosa del credito d'imposta, in molti mi segnalano che funziona male, funziona lentamente, non si capisce esattamente a chi vada, quindi ci sono delle complicazioni di ordine burocratico che non aiutano. E poi c'è tutto, avrebbe molto più senso dare risorse a fondo perduto che non credito d'imposta, che diventa una modalità lunga per ottenere i soldi. E poi l'altra questione che noi abbiamo affrontato con scarsi risultati per colpa del governo nel decreto liquidità, è che noi avevamo detto, siccome ci segnalano i lavoratori autonomi, le partite IVA, i commercianti, gli artigiani, che i prestiti non arrivano, cioè non è una procedura sciolta, anzi molti ci hanno raccontato che attraverso la garanzia dello Stato le banche andavano a finanziare, cioè a garantire, scusate, prestiti già finanziati, quindi non nuova liquidità, ma vecchia liquidità, al punto che anche il prestito da 25.000 euro inizialmente non decollava. Adesso io non ho dati recentissimi, però mi hanno detto che anche lì molte aziende neanche lo chiedevano, c'erano dei dati della CGA di Mestre inquietanti. Quindi noi abbiamo proposto che cosa? Tre cose. La prima, la manleva per le banche. Cioè, le banche devono aiutare le imprese sane, ma devono aiutare anche le imprese che hanno qualche difficoltà, che magari queste difficoltà le avevano prima del Covid e che a valle del Covid le hanno ancora più pesanti. Poi abbiamo detto, se diamo la manleva alle banche in modo che non abbiano paura i funzionari, non i grandi banchieri, ma i funzionari, di finire nelle procedure fallimentari, chiediamo in cambio, cioè, tempi certi e procedure semplificate, in modo che questa liquidità non sia a parole, ma sia una liquidità che produce risultati. Ecco, queste battaglie noi a livello nazionale le vogliamo portare avanti con degli emendamenti al decreto rilancio. Quindi io vi dico,
noi possiamo aiutarvi in consiglio comunale e possiamo comunque sostenere le vostre battaglie attraverso degli emendamenti al decreto rilancio. Ecco perché sono qua, perché vorrei che alla fine le vostre proposte, lavorando con Giampaolo, lavorando in consiglio comunale, ma anche a livello nazionale, ci fossero dei segnali. Sappiate che oggi comunque il problema dei soldi ai comuni è stato risolto, quindi è chiaro che bisogna andare a batter cassa subito. Questo è il punto. Ho finito e vi ascolto. Però io semplicemente ribadisco. No, presento Silvia Orazzi, che oltre a essere la madre di mio nipote, adorabile, e anche mi ha obbligato mio fratello, quando avevo 2 lire, a investire su una scommessa, che è una rivoluzione di quello che è un po' la ristorazione, il concetto della ristorazione, la cucina mediterranea, l'arredamento anche del luogo. Io sono socio di minoranza e sono un ottimo cliente, che sono un buon crustaio, anche il sindaco Sala so che va lì spesso. Quindi è un posto, non è la politica sulle cose concrete, è un bel esperimento che addirittura la rivista Amica definisce come luogo più indoor, a fare un date a Milano con posti molto più grandi, con un piccolo bistro di questi 28 posti, che però rappresenta il fatto che, siccome è stato aperto proprio dove doveva essere l'approdo delle barche arrivavano da Expo, che poi la giunta Pisapia non riuscì a fare o non fece più, quindi fece un gran pasticcio in darsela, e anche quella è una cosa che va rivista. Il problema è che rappresenta proprio il punto in cui la città da Expo 2015 ha investito su alcune, per esempio sulle eccellenze della ristorazione, e oggi come oggi il problema è questo. Allora Silvia, se tu vuoi aggiungere qualcosa puoi aggiungerlo, io comunque ti presentavo in questo senso qui, ecco, perché rappresenti un po' il meglio del nuovo. Sì, dunque, diciamo che... Io sono solo consumatore. No, diciamo che ovviamente rispetto al tema dei commercianti di cui parlavi, tutta la zona Navigli è una zona che appunto un po' penso come la zona 1 di cui stavate parlando, sta risentendo molto dell'attuale problematica. Perché chiaramente insomma, da una parte è tra virgolette criminalizzata come luogo della movida, e dall'altra parte si tratta di un'area che ha tarà, dove tutti noi bar, ristoranti, attività commerciali abbiamo un po' tarato le nostre attività con dei costi molto alti e quindi anche con tanti dipendenti, questo perché sono tendenzialmente zone dove abbiamo dei numeri di affluenza importanti. Quindi devo dire che in particolare i bar, più che i ristoranti, faranno una grande fatica. Nella nostra area si stima che quasi il 30% non potranno riaprire, o comunque non prima di settembre, perché diciamo che le attuali condizioni non permettono a tutti di riuscire a stare aperti lavorando così. Poi devo dire che per un ristorante, per quanto il danno sia stato importante, è relativamente più facile, nel senso che magari siamo comunque abituati a lavorare su prenotazioni e dobbiamo distanziare i tavoli, perdiamo qualche coperto. Però non abbiamo il problema che ad esempio hanno i bar, che magari hanno un business che si basa proprio sul fatto del vai e vieni di persone, del fatto che le persone stanno lì fuori a bere un drink, possono consumare al banco, eccetera. Per cui chiaramente, trattandosi di un'area dove noi stimiamo che ogni 80 metri quadrati c'è una media di 12 dipendenti, adesso riuscire a mantenere questo range nelle attuali condizioni è molto complicato per tutti, e per alcuni è proprio impossibile, per cui alcuni non possono riaprire. Io mi sentirei di dire che il Comune di Milano per tanti aspetti un aiuto l'ha dato, perché sicuramente questo tema dell'occupazione suolo pubblico, non solo gratuita fino al 31 ottobre ma anche ampliata,
per cui ad esempio il fatto che in zone come le nostre in molti possono aumentare il deor esterno senza dei costi aggiuntivi, diciamo che questa cosa, condizioni climatiche permettendo, può salvare tante attività commerciali. Dall'altra parte... ti ringrazio per aver riconosciuto un merito alla mia azione politica, anche se è a quella del mio gruppo, anche se comunque diciamo prima che c'erano delle perplessità sulla scelta dei gazebi e sulla questione dei gazebi che erano imposti troppo cari e sulla questione della segnaletica che andava adeguata, cioè questa cosa viene fatta ripagare in maniera diversa. E in questo io l'ultimo aspetto, infatti ti interrompo un attimo perché poi so che Gabriele deve andare via, ti faccio tornare subito a parlare di questo tema qui, la ristorazione, perché introduci subito un tema al presidente della più grossa associazione di commercianti di Milano, che è Megnagi. Gabriele, sei con noi? Sì. Puoi fare un intervento tu, e risolutivo, dicendo quali sono, gettando i tuoi problemi, qual è il problema del commercio oggi? Tu hai 400, 500 associati, tutti... Allora, io sono diventato il presidente della rete associativa di tutte le vie di Milano, come commercio, e sono presidente di Ascobaires e di Vittorio Emanuele. Ma il problema di Milano, ve lo dico in due minuti, è che se non aiutano il commercio sia l'amministrazione locale che il governo, il commercio fino a agosto rimane aperto, a settembre troveremo un sacco di saracinesche abbassate, perché il credito d'imposta è difficile, cioè è vero, ti danno il 60% dei canoni di affitto dei tre mesi, quello che può bastare, ma devono recuperarlo dall'F24, IVA, INPS, queste cose qui. Ma se il commerciante non ha soldi, sì, ma infatti hai visto anche il commercialista prima che era molto imbarazzato. Certo. La seconda cosa che avranno in molti il problema, e qui vorrei Maria Stella che mi sentisse un attimo. Sì, sì. Il credito d'imposta che hanno fermato ai 5 milioni di fatturato è stato un errore, secondo me dovevano fare una scaletta. Sotto i 2 milioni aumentare oltre il 60%, perché chi fattura fino a 2 milioni il 60% non gli è sufficiente, fino a 5 milioni il 60%, fino ai 10 milioni dargli anche solo il 30 o 40, ma darglielo, dopodiché fermarsi dopo i 10 o dopo i 7 o quello che è. Qui invece si è dato, con tutto rispetto, 6 miliardi e mezzo alla famiglia Agnelli, che con 6 miliardi e mezzo di euro accontentavano pensionati, commercianti, piccoli imprenditori, aiutavano il mondo intero. Ora io dico, il 60% è buono, ma per i piccoli non è sufficiente, il 60%, a parte che dire in base al fatturato di aprile di quest'anno, ma è chiaro che il fatturato di aprile di quest'anno è zero, quindi che cosa stanno dicendo? Le solite parole in televisione. Perché fatturato è zero aprile, manco avessero detto fortunatamente, perché magari ci dicevano marzo o maggio. Non ne faccio una questione politica. Io dico che secondo me a chi fattura anche fino a solo un milione, chiamiamoli i piccolini che hanno bisogno, che rischiano veramente di non riuscire a pagare gli affitti e i dipendenti, dargli il 100% di credito d'imposta di quei tre mesi lì, superiore a quel fatturato dei 5 milioni fino ai 7 o gli 8 milioni, darne anche solo il 30%, ma non puoi dirgli sempre credito d'imposta, va anche bene, li recuperi in un anno quello che è, ma non puoi dire te zero, perché te zero ci hai fatto chiudere delle aziende per due mesi per colpa di un virus, per carità, non ci ha fatto chiudere il governo, ma devi sostenerci, perché noi paghiamo le tasse tutti gli anni, e quindi una parte di qualcosa devi sostenerci. Qui invece è stata esclusa tutta una categoria, che non parlo di chi fattura i 100 milioni, che si deve arrangiare e ha fatturato 100 milioni all'anno di euro per degli anni
è accumulato, ma chi ha fatturato i 7-8 milioni sotto i 10 non ce la può fare, perché non è un negozio che ha fatturato. Chi ha 10 negozi, non è il mio caso, fatturi 9 milioni, paghi tutto quello che paghi, non licenzi dipendenti, metti in cassa integrazione, anticipi la cassa integrazione, ti aspetti qualcosa, ti aspetti un credito d'imposta, ti si stoppa lì. Signori, adesso non sto facendo il mio caso, che forse faccio parte in parte, ma non cambia. Ma qui rischiamo veramente che ci sono delle aziende più a Roma che a Milano, ma non è grazie all'amministrazione locale, ma è Milano che è stata beneficiata da Expo, queste cose qui, che magari riescono a riaprire, ma nelle vie limitrofe a Milano a settembre, che è quello che io sto dicendo a tutta la stampa, rischiamo che troviamo le saracinesche giù con le vie buie, e sappiamo cosa vogliono dire le vie buie: mancanza di sicurezza. Quindi questo è un discorso di commercianti, del decreto, che secondo me è totalmente sbagliato, perché si promette e non si dà niente. È vero che forse i soldi non ci sono, ma allora non promettere, perché dai delle illusioni inutili e poi tutti quanti si arrabbiano a dare illusioni. La seconda cosa, nel nostro caso, pista ciclabile da San Babila fino a Viale Monza in fondo, sta massacrando Corso Buenos Aires, a parte incidenti e tutto quanto. Ditemi voi, se un'amministrazione locale, dicendo, trovando la scusa di dire per agevolare il trasporto pubblico, lo fai nelle vie limitrofe, nulla contro la pista ciclabile, ma non puoi fare Corso Buenos Aires su una carreggiata, perché il traffico sta aumentando, ci sono colonne di macchine ferme, camion che non riescono a scaricare. No, ma Gabriel, ti interrompo un secondo su questo aspetto qua, perché hanno capito male un mio slogan che ho fatto l'anno scorso in Friuli, quando parlavo di economia circolare, che ha ispirato, e sono contento di essere ascoltato fino alle soglie del Vaticano, però ecco, e soprattutto quello che era il concetto di smart city, di green city, cioè di economia sostenibile. Poi hanno fatto anche, quindi hanno inteso che il ragazzo che ha la casa a sesso deve avere il diritto di andare in monopattino fino alla statale, o penso in bicicletta, perché quindi hanno pensato a una pista ciclabile. In questo poi hanno fatto pure così a chiosa di queste cose che senza senso, hanno fatto pure un documento, cui noi chiaramente ci siamo astenuti, sui tempi di percorrenza della città, in cui sospendono anche dei tratti, non so, della 94, di fatto li sospendono, li abrogano, però in 15 minuti ho potuto raggiungere da una parte all'altra la città, forse con l'elicottero, ecco, questa è la battuta. Però, scusate, ha ragione Fabrizio De Pasquale, il Consiglio Comunale ha detto, con la pista ciclabile in Corso Venezia e Corso Buenos Aires, hanno dovuto declassare queste vie, perché se no la pista ciclabile non potevano farla. Le piste ciclabili, a parte che le hanno pitturate, quindi pericolosissime anche per i ciclisti, le piste ciclabili e le ciclabili vanno fatte nelle vie adatte per le ciclabili, perché rovini il commercio. La gente non può andare a lavorare in bicicletta, perché una donna che viene da casa da 5 km, perché non hanno tutti la fortuna degli assessori o del sindaco di abitare in pieno centro, si deve fare 6 km in bicicletta al mattino per venire a lavorare, fa 8 ore in piedi, poi ne fa altre 6 per andare a casa. E poi cosa vogliono? Toglierci il sellino? No, ecco, questo è l'altro tema, cioè l'indotto del lavoro sulle famiglie, che per esempio nel municipio uno porta da lavoro a 10.000 persone, a 10.000 famiglie. Onorevole, una riflessione sul fatto che abbiamo investito molto su Alitalia, sui 10 canali Rai con degli stipendi incredibili, in cui anche Fazio mi ricorda che devo pagare le tasse previo avere uno stipendio che secondo me è eccessivo, e per farci vedere poi situazioni strane in televisione dove non si capisce veramente qual è la cultura e qual è il trash. In un paese di questo genere, secondo te,
una riflessione. Noi avevamo parlato di zona Lombardia, zona, zona a tasse zero, flat tax in tutti i paesi. Ma è possibile invece in un paese dove aumentano i precari al sud, che non è stato colpito molto al coronavirus, per fortuna, perché visto che la sanità è migliore in Calabria che qui, da quello che dicono voi qui, saranno morti tutti. Però oppure queste guardie civiche, io non ho capito cosa sta succedendo in questo paese qui, quanti soldi siamo da spendere così? Allora, perché a me non è dato anche 100 euro della cassa, no, ancora. Intervengo volentieri, perché io purtroppo ho ancora 10 minuti, un quarto d'ora, poi ho un'altra call e quindi vi devo lasciare. Però riparto da quello che diceva Gabriel. Io direi, se siete d'accordo, sentiamoci con De Pasquale e formuliamo un atto di consiglio che riassuma le richieste dei commercianti e diciamo degli esercenti su Milano. Dopodiché il ragionamento che facevi tu, Gabriel, io lo sposo a pieno, nel senso che sia per quanto riguarda il credito d'imposta, sia sulla preoccupazione che a settembre, secondo me sarà proprio il mese nero, perché adesso la gente esce di casa, prova un attimo, utilizza gli ultimi risparmi, gli ultimi soldi che ha, però a settembre noi rischiamo la chiusura di una marea di attività. Quindi io ritengo che si debbano presentare gli emendamenti a questa situazione già al decreto rilancio, però anche in comune, visto che sono arrivati questi 3 miliardi, se mi rispondi subito, se mi dite subito che siete d'accordo, cioè ci mettiamo a lavorare su questa ipotesi. Cosa dite? Poi rispondo. Io sono d'accordissimo. Io sono d'accordissimo. Sì, d'accordissimo insieme al presidente Megnaggi. Vorrei fare questa proposta anche all'onorevole Maria Stella, perché bisognerebbe far accogliere al governo la richiesta della svalutazione dei nostri magazzini. Per noi il commercio d'abbigliamento, questo è stato... Sì. No, su questo le dico che io ho fatto approvare un emendamento con una grande fatica al decreto liquidità e anche un ordine del giorno sull'invenduto. Sull'invenduto, brava. Esatto, perché scusate che sono alla ricerca di un caricabatterie, se no perdo la connessione. Dicevo, altrimenti se noi non diamo dei soldi per i fondi di magazzino, è chiaro che le persone sono qua che ancora pagano le rate di una merce che poi, soprattutto nell'ambito della moda, del fashion, neanche venderanno, perché l'anno prossimo... Certo. È roba vera. Ma certo, consideriamo che noi abbiamo chiuso l'11 marzo, avevamo ancora fuori praticamente l'abbigliamento invernale, non siamo riusciti certo neanche a finire i saldi e ci siamo stati costretti comunque a chiudere con un magazzino invernale e abbiamo dovuto ricevere merce per tutto quello che era la primavera estate 2020. Abbiamo ripreso il 18 maggio con la merce incelofanata, i nostri fornitori ci stanno chiedendo di pagare il prodotto. Ecco, io dico, a questo punto la svalutazione del magazzino per il commercio d'abbigliamento è una priorità fondamentale, perché comunque ci garantisce che il costo di quella merce che noi andremo a pagare non è un costo pieno, perché non ha più valore quel magazzino lì. Certo. Perché dopo 3 mesi, l'anno prossimo anno, quel valore, quel magazzino non avrà lo stesso. Ma noi Sabrina siamo d'accordo su tutto. Il punto adesso è come portare a casa dei risultati. Maria Stella, sì, ci vediamo, come hai detto te, magari ci vediamo in Porta Romana. Volentieri. Viene anche Giampaolo, viene chi vuole, ci sediamo lì da Bergami nel Deor. Ci ritagliamo mezz'ora con Fabrizio De Pasquale, ognuno di noi, esatto, dice la propria idea. Ma se volete è più sicuro Felice a casa mia, per il coronavirus. C'è solo un problema, cioè per quanto riguarda il Consiglio Comunale, ok, nel senso che non abbiamo tempi contingentatissimi, quindi possiamo vederci, non lo so. Per gli emendamenti no. No, perché il problema è che scade il 4 giugno. Certo. Quindi, cioè, secondo me, voi con le categorie fatemi avere tramite Giampaolo, me le mandate su WhatsApp, mi fate una telefonata, perché io devo depositarli entro il 4 giugno alle 16. Ok. Quindi abbiamo pochissimi giorni. Fatto, promesso. Quello del resto vi dico che, per rispondere a Giampaolo, visto che poi purtroppo devo scappare,
le guardie civiche sono una gran cazzata, non saprei usare un termine diverso, nel senso hai ragione. Che si metterebbero in discussione, cioè si metterebbero delle persone senza poteri in conflitto con i vigili, cioè è una veramente dall'idea. E comunque una cosa onorevole volevi dire, Maria Stella, è fondamentale perché il retail si sta reinventando e noi commercianti dobbiamo modernizzarci, abbiamo bisogno, certo, dei fondi. Dei fondi per rilanciare le nostre attività e avere la possibilità di utilizzare lo shopping online, perché non è possibile ormai sentire i nostri clienti che da casa acquistano e i poveri piccoli medi commercianti, le botteghe storiche in particolar modo lo sono, botteghe storiche, ma ciò non significa che hanno comunque i venduti di Amazon. Abbiamo bisogno di fondi per rilanciare le nostre attività, perché noi ci dobbiamo mettere al passo di chi comunque in tutti questi anni con dei capitali mostruosi arrivati da altri paesi e che non sicuramente dall'Italia stanno praticamente invadendo il nostro mercato. Noi ci preoccupiamo, come abbiamo detto prima, di dare dei soldi alla Fiat, ok? Quando poi comunque ha la sede fiscale in Olanda, e non ci preoccupiamo comunque di dare dei soldi a noi italiani, che dovremmo in teoria preoccuparci noi piccoli singoli a rilanciare le nostre attività. Non chiediamo il 100%, ma chiediamo un intervento, perché ciò significa modernizzare le nostre attività. Per modernizzare abbiamo bisogno di risorse, Maria Stella, abbiamo bisogno di risorse, di liquidità. Se non vendiamo non possiamo fatturare, non possiamo avere denaro. Di conseguenza, per migliorarci e per sopravvivere, queste attività si devono mettere di pari passo a tutte queste piattaforme che oggi stanno monopolizzando il mercato globale. E questa è una cosa terribile, Maria Stella. Oggi, da quando io ho riaperto, le mie clienti mi hanno detto: cara Sabrina, io d'altronde in questi 2 mesi e mezzo ho fatto acquisti, ho comprato su Amazon, bravissima, certo. Io povera Crista che non ho un sito online ho dovuto stare in pista. Ciò significa che noi commercianti non dobbiamo piangerci, ma dobbiamo credere nelle nostre imprese. Per credere abbiamo bisogno di risorse, quindi ciò significa che non è detto che questo coronavirus porti solo del male, ma porta anche la necessità di investire. Il paese si deve modernizzare, certo. Dobbiamo assolutissimamente avere bisogno di incentivi da parte dello Stato, e questo se non lo fa la destra, se non lo fa, non lo facciamo noi, sicuramente non ci ascolta nessuno. Chiaro. Silvia, vuoi dire qualcosa sui commercianti ancora, sulla ristorazione in più? Sì, anche io poi adesso vi devo lasciare, come vi dicevo, insomma, noi siamo comunque molto fiduciosi siamo comunque molto fiduciosi di una ripresa del nostro settore, perché comunque rimane un'eccellenza a Milano e in Italia, per cui siamo convinti che la ristorazione abbia ancora un futuro. Chiaramente è vero, bisogna modernizzarsi, lanciare nuove piattaforme per il delivery, e pensare a delle modalità diverse. Molte persone non andranno più in ufficio, quindi non usciranno a pranzo, e il pranzo diventerà una cosa diversa da prima. Per cui comunque... Il problema, Silvia, che non possiamo però demonizzare le piccole imprese, perché le piccole imprese non hanno i soldi per investire nel creare un'app o comunque crearsi un sito e-commerce, perché crearsi comunque questi strumenti significa investire un sacco di soldi, e noi dobbiamo essere invece con i piedi per terra. Ci sono i piccoli e medi commercianti che non hanno questa possibilità neanche nella ristorazione. È già difficile avere un menù plastificato come hanno chiesto nelle linee di guida della regione, sì, ok, dicendo, ci vuole investimento. Io penso che non ne avrebbe capito che il senso di questa riunione è un po' quello che abbiamo detto adesso. Io adesso so che tu devi andare, Maria Stella. Io purtroppo devo scappare, devo andare anch'io, quindi io e Maria Stella andiamo via. Ecco, adesso entra Antonino Lalumia.
Ok, mi lascio anche io, grazie a tutti. No, aspetta, grazie, buon lavoro. Grazie. Ciao. Ciao. Non puoi andare anche te. Oh, io continuo. Tenta di stare io, se no si svuota. Buona serata, ragazzi. Grazie, a questo punto chiuderei, la diretta a questo punto. Farei salutare un attimino il ragazzo, Alessandro. Alessandro, se vuoi dire qualcosa, dilla, sei online. E metterei anche Nino, eccolo qua. Buonasera. Buonasera. Io, allora, a questo punto qui, l'ultimo aspetto, Nino, tu sei consigliere dell'Ordine degli Avvocati, sì. Oltre che mi fa piacere che hai voluto aderire all'associazione culturale che abbiamo voluto fare insieme, che è questa cosa di Milano Vapore, che pone un sacco di problemi e non dà mai le soluzioni, perché pone un sacco di dubbi e poi dice la soluzione trovate per voi, no? Come stasera, o come la giustizia ieri, l'altro giorno, o tanti altri temi che abbiamo posto al paese, anche nell'arte. Io poi non dipingo bene, però sono un grande estimatore. Allora, voglio dire, stasera abbiamo parlato del fatto di che i commercianti milanesi devono rinnovarsi. Abbiamo accennato al fatto che il Comune di Milano, nella sua maggioranza ha frainteso una battuta che ho fatto io in occasione sempre di quella cosa che era Milano Vapore, in Friuli Venezia Giulia, parlando di economia circolare, accennando cos'è Smart City, accennando al concetto di Green City, cioè di società sostenibile. E hanno pensato di farlo con le piste ciclabili, perché un utente che sta a Sesto deve venire col monopattino fino alla statale. Allora, questa è una battuta però drammatica di una situazione di come io guardo quelle fotografie di corso di Porta Venezia, credevo di essere daltonico, perché ho visto la morte della città green completamente. In più mi hanno fatto un documento ieri in Municipio 1 sui tempi della città, per cui in 15 minuti io devo poterla raggiungere una parte all'altra con monopattino, presumo, perché o con l'aereo, non so, non si capisce, un elicottero forse, sai quelli che... Ecco, a parte queste battute qui, stiamo parlando del fatto della, riassumendo quello che abbiamo detto oggi, sul fatto del commercio, che è un'eccellenza soprattutto nel Municipio 1, di cui Sabrina rappresenta una grossa, e poi abbiamo avuto Megnaggi, che è duro presidente di tutti i commercianti milanesi e della più grossa associazione di commercianti di quello che è Buenos Aires, giusto? Che devono rinnovarsi. Per rinnovarsi, per andare anche online, vendere anche online, abbiamo affrontato il tema della ristorazione con Silvio Razzi, che oltre a essere la madre di un mio adorato nipote e soprattutto lei con mio fratello che mi hanno spinto in un momento che ho pochi soldi, qualche soldo a investirlo in un ristorante che ha molto successo a Milano, perché è un'eccellenza sulla scommessa culturale di rivedere la cucina mediterranea, e quindi ho pensato di avere la sua testimonianza in questo, anche se ha una sensibilità magari politica diversa dalla mia. Ecco, in questo ti chiedevo di aiutare, visto che sono tanti commercianti che stanno ascoltando, siamo su molte pagine del commercio, siamo un po' ovunque, se potevi spiegarmi cosa potevamo fare cos'è questo futuro della ristorazione, cos'è soprattutto questo futuro nell'approccio al cibo e la il food delivery cos'è? Me lo spieghi tu cosa? Pronto? Nino? Ah, ok, perché stavo riassumendo un attimino. Perfetto. Allora, innanzitutto grazie per l'invito, scusate per il ritardo, ma siamo ormai pieni di riunioni e di webinar. Io oggi ne ho fatti già due, questo è il terzo, quindi diciamo ormai questo è il futuro delle comunicazioni. Allora, mi dispiace non aver assistito agli interventi precedenti che hai riassunto adesso in breve. Guarda, ti dico che il food e in generale, se mi consenti, tutto quello che riguarda il Made in Italy deve essere la chiave di volta per la ripartenza dell'Italia e in particolare per la ripartenza del commercio.
Questa visione può essere declinata tanto a livello locale, quindi commercianti e negozianti al dettaglio, quanto più in grande a livello internazionale. Come sai, peraltro, io coordino la Commissione Giovani dell'Ordine degli Avvocati di Milano e proprio in questi giorni stiamo trattando il tema del food e in particolare il food law, quindi tutto ciò che riguarda il diritto agroalimentare, e ne abbiamo fatto un ciclo di incontri che è partito la settimana scorsa e durerà fino a luglio, con oltre 100 colleghi iscritti, e stiamo trattando proprio i temi dell'innovazione. Ieri, ad esempio, abbiamo trattato il tema della blockchain applicata al food. Ci sono una serie di possibilità nel campo del Made in Italy, del commercio internazionale, del commercio interno, che meritano assolutamente di essere percorsi nella logica, ovviamente, di uno sviluppo ampio del sistema paese. Ti dico, è un settore che può dare grandi soddisfazioni non soltanto a livello strettamente, squisitamente imprenditoriale, ma anche a livello professionale. Io credo molto nella sinergia fra gli imprenditori e i consulenti, i professionisti in generale, e stiamo cercando proprio di dimostrarlo in questi giorni attraverso questo rapporto, questa collaborazione fra mondo dell'avvocatura e mondo dell'imprenditoria. Ad esempio, noi abbiamo avuto nel primo incontro l'intervento di apertura di Filippo Lamantia, che è uno chef molto noto, palermitano come me, trasferito a Milano come me, che è diventato un amico ed è venuto a raccontarci come lui sta affrontando il Covid, come è cambiato il suo modo di fare azienda, di fare ristorazione dopo il Covid, quali sono i suoi rapporti con i dipendenti, il fatto di mantenere un concetto di famiglia di azienda. Lui diceva giustamente: a me piangeva il cuore a vedere i miei ragazzi con cui ho condiviso gli anni migliori della carriera, che mi hanno consentito, diciamo, di acquisire questa notorietà, questa fama, comunque questo spessore imprenditoriale e aziendale, vederli sostanzialmente che erano lì, che non potevano svolgere la loro attività. Anche lui ha parlato del delivery, tu mi facevi riferimento al delivery. Il delivery è diventato, come dire, uno dei settori più diffusi, soprattutto nelle grandi città, e che sta dando una grandissima mano per la ripartenza, per tutta una serie di piccole e non tanto piccole attività che anche nel periodo pressione della pandemia sono riusciti quantomeno a garantire una parte, anche se ovviamente una piccola parte del fatturato, attraverso il delivery. A Milano ormai conosciamo tutte queste piattaforme online che ci consentono, attraverso le applicazioni, di ordinare in pochi secondi il cibo, stando in ufficio, stando a casa, stando dovunque. Bisogna fare attenzione a equilibrare il lato imprenditoriale con la tutela dei lavoratori. Io mi sono occupato quest'anno, proprio poco prima che scoppiasse la pandemia, anche della questione relativa ai cosiddetti riders, che sono questa categoria che ormai vediamo sfrecciare per le strade delle nostre città quotidianamente. E bisogna fare attenzione, perché sono dei lavoratori che meritano tutela piena, perché hanno svolto fra l'altro un servizio meritorio nel corso di questa pandemia, proprio perché insieme agli operatori sanitari, ai commessi dei supermercati e a tutti coloro che erano in trincea, perché poi questo è stato in questi mesi sciagurati, erano coloro che garantivano alle persone che stavano a casa magari di ordinare una cena diversa dal solito,
e hanno fatto un servizio, come dire, sociale. Per questo io sono sempre, come dire, molto cauto quando parlo di tutela dei lavoratori in questo settore, perché garantire a questi lavoratori una piena tutela significa garantire la trasparenza, l'equilibrio e salvaguardare il mercato stesso del food delivery, perché è vero che c'è la parte squisitamente imprenditoriale che è quella che ci mette il cuore, l'anima, la passione e soprattutto ci mette anche i soldi, ma ci sono anche i riders che permettono che questa attività possa svolgersi in maniera capillare per le grandi città italiane. Il messaggio che vorrei lanciare stasera è un messaggio di unione di intenti. L'Italia può ripartire, sono sicuro che ripartirà, perché abbiamo tutte le qualità, le caratteristiche e la determinazione per farcela, può ripartire solamente con un'unione di intenti e con un obiettivo comune. Dobbiamo riacquistare, credo, e questo la pandemia, ce lo suggerisce in maniera forte, ce lo impone, vorrei dire, dobbiamo riacquistare un senso di destino comune. Destino comune significa fare un percorso insieme, fare un percorso insieme ovviamente facendo circolare le idee. Non tutte le idee sono buone, ovviamente, dobbiamo cercare di veicolare, far circolare e far diventare progetti le migliori idee. In questo bisogna salvaguardare in primo luogo i professionisti e gli imprenditori, perché abbiamo visto che in questo periodo di blocco totale delle attività, coloro che hanno sofferto di più e continuano a soffrire e soffriranno sicuramente nei mesi a seguire sono in primo luogo gli imprenditori e i professionisti. Gianpaolo, noi lo sappiamo bene che siamo avvocati e sappiamo che in questo momento c'è sostanzialmente il blocco dell'attività giudiziale. È vero che è ripartito anche del pagamento delle parcelle, esatto, cioè non paga più nessuno. È ripartito in teoria, sono ripartiti i termini processuali ed è ripartita l'attività giudiziale. Sappiamo bene che ci sono parecchi problemi che derivano anche probabilmente dal fatto che gli avvocati sono strapronti a partire, erano pronti a partire, vogliono riprendere a lavorare come prima con tutte le cautele, ovviamente nella massima sicurezza e garantendo la sicurezza e la salute di tutti. Però dobbiamo fare sistema, dobbiamo creare anche in questo caso una piattaforma giustizia che ci consenta però di fare un vero e proprio patto per la giustizia che riguardi magistrati, avvocati e personale amministrativo, perché anche il personale amministrativo è assolutamente essenziale per la corretta per il corretto funzionamento di tutta la macchina giudiziaria. Non ci possiamo permettere che l'amministrazione della giustizia sia ferma quando ripartono le spiagge, forse ripartono le discoteche, sicuramente ripartiranno i cinema, sono ripartiti i supermercati, parte il campionato di calcio il 20 giugno e ancora praticamente la giustizia è, non dico all'anno zero, ma siamo in grande difficoltà per far ripartire in maniera piena la giustizia. Ecco, sì, io semplicemente chiedo, Alessandro, se tu vuoi fare una chiosa tu e poi concludo io, chiudiamo la diretta. Se Alfredo non vuole aggiungere qualcosa, Alfredo, sì, aggiungere qualcosa? No, ecco, quello che posso dire è che Alfredo è commercialista. Ecco, io sono commercialista e che qualche aiuto, qualche aiutino in questo decreto rilancio c'è, sfruttiamolo e vediamo nei prossimi mesi cosa verrà fuori, perché intanto il contributo a fondo perduto, facciamo le domande, credito d'imposta sugli affitti, facciamo le domande, oppure lo cediamo, questo, cioè, anche questi crediti di cui parlava Maria Stella, e effettivamente poi sono negoziabili, sono cedibili.
per cui utilizziamoli adesso per questo periodo che va, diciamo, a sostenere i negozianti per il periodo da maggio, da marzo a maggio, utilizziamo quello che è stato adesso messo sul piatto e poi vedremo da giugno in poi che altre misure ci saranno. Sì, intanto, il tema che introducevano loro adesso, su questo hai fatto bene a ribadirlo, cioè il governo non ha voluto, non ha potuto, non è stato capace di prevedere quello che era il futuro, cioè il fatto che oggi ti pongono questo problema di Nino Lanumia e di Sabrina Frigoli, prima Mennaggi, quindi con tutti i commercianti di Milano, ma anche la simpatica Silvia col 28 posti, che è un'eccellenza nella ristorazione a Milano, un caso strano, una bella notizia, un bel investimento, un bel risultato, è quello di dire però nessuno in questo momento qui di grande carenza, i negozi tradizionali, le botteghe storiche che sono fatti eccellenza, non hanno pensato, perché non c'era bisogno, di investire sul delivery, no? Sul consegna a casa. Non hanno pensato di fare del marketing online. Dovremmo anche pagarvi le tasse allucinanti, perché sono tantissime. Io non so quante tasse paghi tu. Ho fatto un conto l'altro giorno a mia amica e gli ho detto: guarda, se non guadagni almeno tot, va a finire che non mangio. Ecco, questo sì, Paolo, questo è un po'. No, questo qui io riconosco. Chiedevano incentivi in più per poter investire. Se io investo in queste forme di comunicazione nuova, ho un ritorno, ho un aiuto, posso aiutare, o devo chiudere, basta. Perché il mio problema è a settembre quanti potranno ancora riaprire? No, ecco, il problema, Alfredo, che è vero che comunque è stato dato una piccola parte delle risorse che potevano essere date a tantissimi di noi, hanno dato tanto a tutti, però poi non c'è stata una concentrazione su chi veramente aveva veramente bisogno. Io dico che il commercio sta risentendo ormai da tantissimi anni, perché la crisi prima del Covid era una crisi cronica, vera, non erano dati così superficiali. Allora io dico, noi del commercio abbiamo risentito perché già la grande distribuzione ci aveva già portato via tantissimo fatturato e noi piccoli negozianti, cioè la botteguccia del quartiere, praticamente stava soffrendo che al sabato non c'era passeggio nelle vie, stava soffrendo perché comunque c'erano state già delle decisioni strutturali all'interno del quartiere nelle dare a, per esempio, distribuire degli autobus o dei mezzi magari spostandoli, e quindi praticamente alcune addirittura vie di Milano sono state danneggiate in una maniera devastante. Quindi comunque il commercio alla fine è rimasto sempre lì in attesa che qualcuno pensasse a loro. Allora noi facciamo comunque vivere, sopravvivere, viviamo e diamo da mangiare a tantissimi dipendenti, quindi infatti 10.000 famiglie, quindi praticamente noi siamo praticamente 115.000 punti vendita, nonché praticamente diamo lavoro a 313.000 addetti nel settore. Quindi ciò significa che il PIL del nostro paese qualche cosina, in qualche punto praticamente lo facciamo alzare. Detto questo, non vogliamo piangere niente nessuno, però è vero che comunque bisogna anche cercare di capire che se prima la grande distribuzione ha portato via nei nostri quartieri, nelle nostre vie, che alcune sono diventate addirittura dei dormitori, ok, ci hanno portato via in questi centri commerciali il commercio, il Covid ci ha praticamente letteralmente steso, ok? Quindi dopo 3 mesi di non liquidità, perché il commerciante vive di entrate giornaliere, non vive di entrate annuali, di un fatturato pressoché, vive di entrate giornaliere, e giorno dopo giorno piccole gocce che entrano fanno la differenza. Oggi non si può quantificare esattamente quanto un commerciante può incassare, lo si potevano fare queste stime 10 anni fa, quando comunque i parametri
commerciali erano quelli dei 10 anni precedenti. Oggi non c'è più niente di certo, di conseguenza il commerciante non ti può dire: io apro il 18 di maggio, siamo al 28-29 maggio, quanto ho incassato, posso pagare i fornitori? Esattamente, questa liquidità oggi non c'è, perché i fondi che ci hanno chiesto, vi facciamo arrivare 25.000 euro per i piccoli, perché poi i grandi potevano anche chiederne di più, ancora oggi ci sono banche che ti negano la possibilità di accedere a questi fondi. E sai chi è che accedono? Accedono soltanto quelle società che non hanno avuto in tutti questi anni dei rating praticamente, o delle performance naturalmente pessime. Quindi se sei stato un buon cliente, allora elargiscono; se sei stato un cliente pessimo, ti dicono: guarda, passiamo alla prossima volta. Allora questo è un problema che il governo, sapendo comunque che le banche non ti regalano niente, avrebbero dovuto dire: noi ti obblighiamo, almeno non dico 25.000, ma almeno ti obblighiamo a dare un netto chiaro, preciso, in base al fatturato dell'azienda, perché magari a me 25.000 euro non mi servono a niente in questo momento, a me magari in questo momento servono 50.000 euro, perché tutto è in base al fatturato dell'azienda, non si può fare un parametro uguale per tutti. Quindi loro nel primo decreto Cura Italia non hanno considerato questo, tant'è vero che poi si sono rimangiati la parola e hanno alzato il finanziamento per 30.000 euro, innalzando poi il tempo, no, del mutuo. Quindi ciò significa che l'avevano già sbagliato al primo momento. Peccato che però già tantissime sono state le pratiche che erano state fatte a fine marzo per richiedere il finanziamento. Comunque, detto questo, voglio dirvi che il commercio purtroppo vive giorno dopo giorno, le entrate sono giornalieri, di conseguenza noi non possiamo pensare fra 6 mesi quanto incasseremo, perché non c'è nulla di certo. No, appunto. Allora, siamo arrivati a un punto in questo genere. Io, Nino, ti ringrazio per il tuo intervento, che sembra prezioso. Sabrina, la ringrazio molto. Alessandro, se vuoi dire qualcosa. No, perché introduce un tema. Vedi, l'aspetto del diritto, che già l'ordine degli avvocati, che questo è un ottimo ordine degli avvocati, con un'ottima tornata di super colleghi eccetera eccetera, brillanti, che già si pongono il problema del futuro della contrattualistica, quindi il delivery, no? Che risponde al problema di Sabrina Frigoli, ma anche di mia immagine, del commercio management, ma il commercio deve rinnovarsi. Ancora, nonostante abbia spinto all'eccellenza in questi anni, deve anche rinnovarsi nella consegna, no? Ecco. Dobbiamo rinnovarsi nella consegna, perché la consegna è la promozione anche online, giusto? Certo. Quello che compro, perché quello che io compro nel tuo negozio è un prodotto unico. È un prodotto unico, eccellente, ma ciò che cosa significa? Che in questi mesi di chiusura chi non è riuscito ad adattarsi con tutti quegli strumenti sul mercato del web e dell'online è praticamente rimasto indietro. Allora è vero che esistono comunque fondi che ti danno la possibilità di accedere, quindi di poter presentare delle domande e dire: se sei un'azienda strutturata in questo modo e vuoi eventualmente accedere a certi bandi, lo potresti fare. Bene, però caro Giampaolo, tu sai benissimo che già soltanto compilare un bando, quante siano le difficoltà. Quindi non è tutto così semplice, come, perché c'è troppa burocrazia, e su questo ormai è stato ormai dichiarato apertamente. Il piccolo commerciante, il medio commerciante, per quanto riuscire la sua attività nel produrre, nel lavorare. Adesso, non questo, infatti, sapendo questa esigenza qui, provocando questa esigenza, rispondendo anche a Lamberto Frugone, che mi dice: perché vedete parlare di queste cose qua, che è un ristoratore simpatico, c'è in corso Sempione, dove si mangia anche bene, molto bene, ma detto, perché proprio per questo, perché portiamo le tue esigenze all'attenzione delle professioni, quindi di Alfredo che fa il commercialista, o di super avvocati dell'ordine degli avvocati eccetera eccetera,
e soprattutto della politica, perché adesso su questo punto qui, per esempio, c'è da vedere, l'onorevole che ci ha invitato nei prossimi giorni a discutere di questa cosa qui privatamente, per vedere com'è possibile realizzarla questo nuovo mondo, perché va bene teorizzare il nuovo mondo, ma poi la strada deve essere anche raggiunta. Non è che si può pensare, vabbè, incomincia, vai avanti tu, poi mi viene da ridere, arriverò. No. Ecco, è questo il punto. E questo, ti lasciamo con questo. Ecco. Alessandro, se vuoi dire qualcosa anche tu, mi fa piacere. Alessandro, giovanissimo. Sì, volevo. E gli ho dato, io e sono spesso spaventati, questi ragazzi. Io non mordo, però ho paura che voi mordiate. E ti prego di qualcosa. Vuole farli crescere. No, certo. Allora, concludi tu, se riesci. Io credo che come è stato cosa? Concludi tu, ti lascio l'onore di dire come è stato detto parzialmente prima, sono state citate alcuni strumenti per sostenere il commercio, ma anche l'economia in generale. Si era parlato di zone economiche speciali o piuttosto che di flat tax. Diciamo che già da questo si capisce che bisogna cambiare totalmente il paradigma economico che fondamentalmente si è caratterizzato negli ultimi anni, si è accentuato con questa crisi, in un sistema economico keynesiano in cui tu sostieni la domanda aggregata regalando soldi un po' in giro. Invece bisognerebbe puntare sul sostegno all'offerta. La flat tax è uno dei tipici strumenti per fare questo, per sostenere l'offerta, per sostenere le aziende. Però, come per esempio ci dimostrano i paesi dell'est, non è sufficiente una cosa come la flat tax. La flat tax, che viene sempre presa come esempio in riferimento ai paesi dell'est, si è sempre accompagnata a processi di ridefinizione istituzionale. Questa tassa l'hanno introdotta i paesi dell'est negli anni 90, quando cadeva il comunismo e dovevano praticamente ricostruire tutti i loro impianti istituzionali, passare a un'economia di mercato, privatizzare in massa tutto. E alcuni stati già stanno cambiando questa, già alcuni stati dell'est Europa stanno cambiando. Scusa, ti chiedo di stringere, però non si capisce cosa vuoi arrivare a dire. Niente, sto facendo semplicemente un commento su flat tax e adesso sulle zone economiche speciali. Sì, però in un momento ho capito questo che stai dicendo, ma che adesso, allora, o le tasse non le paghiamo più fino al 2022, oppure troviamo i soldi per investire nel commercio, nelle professioni, aspettare anche il cliente che in questo momento qui è, non so, sul lago da qualche parte, al mare da qualche parte, è scappato a Milano e non si sta pagando le parcelle. Non puoi dire neanche niente, che fai? Allora, sapendo questa situazione che c'è adesso, quindi dobbiamo aspettare e avere pazienti, dare una mano a chi, non avendo più le risorse, perché improvvisamente non sono più entrate, guarda bene, non è che è venuto bene il lavoro, non sono più entrate, allora, o l'offerta o la qualità del lavoro stesso, chiede di potersi attrezzare per arrivare al nuovo mondo. E quindi ecco perché le teorie keynesiane possono andare bene. L'aiuto serve, ma l'aiuto deve essere mirato a costruire, non al precario che deve andare al precario a scuola, all'Alitalia, e queste non teorie keynesiane, questo è sperpero di denaro pubblico per clientelismo, scusami, ecco, una cosa ben diversa. No, è vero, allora, soldi e chi vuole produrre ricchezza. E allora cosa facciamo? Tutti quelli stipendiati negli enti pubblici, non lo so. Con questo ci salutiamo. Taglio delle tasse e taglio della burocrazia, è l'unica via. Che è aumentata però, anche qui. Allora, io a questo punto qui, allora, io ci lasciamo questa riflessione, ci rivediamo con i commercianti privatamente. Con Nino, sempre, grazie per il tuo prezioso contributo. Grazie. Lo vedi che poi, non facendo più leggi che hanno un senso, c'è chi ancora pensa, fa giurisprudenza e anticipa il legislatore. Quindi, il legislatore dettando dei percorsi culturali importanti, come quello che ti ha appena detto lui, che ti ha percorso una strada che tu stavi immaginando, lui l'ha già la percorsa. Sul delivery, eccetera. Quindi grazie Nino per questo. E forse anche Nino ha percorso la strada che noi in futuro dovremo percorrere. Il problema è che il governo non sta facendo questo invece nei nostri confronti.
è quello che dovevo capire. Infatti, grazie a tutti, grazie Alessandro per il tuo bello. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.